risposta che possiamo dire qui potrebbe essere molto semplice. Infatti non importa da quale lato si guardi e quale sia l'arco temporale che si accetta per analizzare il debito pubblico, le prospettive per il debito pubblico non sono proprio ottimistiche. Ecco, punto. Però bisogna ragionare un po' su questa risposta. Infatti ci sono diversi motivi che possiamo dire, prima di tutto nel breve medio termine, perché questo è l'arco temporale che è rilevante per le previsioni macroeconomiche e quelle del mercato. E qui i fattori che possiamo identificare sono tre, in particolare il fattore numero uno ha a che fare con gli effetti della pandemia. Infatti la pandemia ha creato delle strozzature allo sviluppo che bisogna rimuovere e sono gli stati, i governi a comportare queste spese. Quindi da qui possiamo ipotizzare che la spesa pubblica aumenti e anche i debiti pubblici con queste. Il fattore numero due ha a che fare con la guerra, con l'invasione russa in Ucraina. E qui abbiamo soprattutto due dinamiche che sono responsabili per questi aumenti della spesa e anche dei debiti pubblici. La prima dinamica ha a che fare con il fatto che le spese per la difesa aumentano dappertutto. Sì? Quindi qui abbiamo i paesi europei che stanno aumentando la spesa per la difesa, ma anche altrove questo effetto c'è da osservare. E questo potrebbe portare poi a una corsa al rialzo nelle spese militari dappertutto per qualche tempo. Quindi negli anni che vengono possiamo aspettare che il debito pubblico aumenti per questo motivo. E un'altra dinamica che è collegata alla guerra ha a che fare con le spese per affrontare i flussi migratori in Europa. E poi c'è anche il terzo fattore che ha a che fare con i tassi di interesse in aumento. Qui a causa delle dinamiche inflazionistiche forti che appaiono più forti del previsto, abbiamo la situazione in cui le banche centrali non hanno altra scelta che rialzare i tassi di interesse. La Federal Reserve, che è la banca centrale statunitense, ci fa vedere con quale determinazione è pronta ad affrontare queste sfide inflazionistiche. Anche se la Banca Centrale Europea ha iniziato a rimuovere le politiche espansive soltanto verbalmente e in maniera molto cauta, arriverà anche lei a dover introdurre le misure restrittive forse già a luglio. E quindi sono queste, no, le dinamiche che possiamo osservare qui rispetto ai tassi di interesse. I tassi di interesse in aumento aumentano anche le spese per servire i debiti pubblici e quindi abbiamo un effetto dell'aumento dei debiti pubblici. E poi abbiamo visto anche in passato che i tassi di interesse in aumento fanno rallentare la crescita economica e anche da questo possiamo osservare o aspettare che i tassi del debito pubblico aumenteranno.